tu cosa sei? Deficiente! Dai, sicuramente più intelligente di te! Fai schifo, sei un ipocrita, sei una falsa intelligente! Ha scelto la vita come la forma. Ho detto che ha scelto la forma. Lasciami parlare e taci. Hai detto taci. Non ha scelto la vita. Taci. Il Presidente della Repubblica taci. Taci. Sta difendendo taci. La vita taci. Secondo taci. Il concetto taci. Laico. Taci. 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 Ha accusato il Presidente della Repubblica. Taci. 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 Interessa, guarda. Allora, guarda, non mi interessa, guarda, non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. Sì, va bene, allora, io adesso faccio un giretto e me ne vado perché mi scusi. Lei può fare quello che vuole. Ecco, la trasmissione per il momento la conduco ancora io. Se lei accetta le domande, io rispondo accetto, alle domande. Io non accetto di essere presente. E allora deve abbandonare la trasmissione, ecco, mi spiace. Adesso prego, salutiamo la signora e arrivederci. Che tiri su le cose. Adesso chiameremo uomini della protezione civile. Certo, bella sto cosa, ma non ti hai aiutato a organizzarla e non mi hai detto neanche grazie, guarda la gente. Ma grazie a chi? Va devi sempre fare la fuori di testa. No, ma chi? Ma cosa stai dicendo? Bella, a me va benissimo. Cioè, orrenda, a me va benissimo. Ma stai fuori! Ma chi è? Ma chi sei tu per dire che devo stare fuori? Chi sei? C'è sempre la solita s***a, perché in questo caso è stata s***a. Ok? Marco! Va bene! Marco! Io va bene! Portami la mia madre! Va bene un po'! Vai! Vai! Va bene! Mi cazzo la faccia! Va bene, no! Sotto. No! 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 Vai! Ma che roba! Marco! Va bene! Marco! Io va bene! Portami la mia madre! Guarda che il fascismo prevale sulla democrazia. Basta! 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 Non se ne può più! Basta così! Allora, tu sei una colonnello, dovrebbe dare un'occhiata qui. Che c'è, figliolo? Non lo so, signore. A me sembra un grande... Cazzo! Che c'è? Da un po' un'occhiata qua. Oh mio Dio, un gigantesco sventra... Papere! Che volano? E quello che cos'è? Ha alla base due enormi... Coglioni! Abbiamo notizie di un oggetto volante non identificato. È piuttosto lungo, ha forma di banana e è dotato di due... pene! L'organo di riproduzione maschile, conosciuto anche con il nome di pisello, oppure... Salsicciotto! Forza! Omicidi, mutilazioni. Videodrome. Quello che si vede nei loro show è tutto reale. Dovrò fare un provino. Beh, credo di essere proprio adatta. Ha qualcosa di perverso che tu non hai, Max. Ha una sua filosofia. Ed è questo che lo rende così pericoloso. Hai il vero, unico occhio dell'uomo.
Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione. Max, sono molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. E vediamo chi darà inizio all'emozionantissima gara. Il nostro primo sfidante davvero speciale è... Jewel! Signori, facciamo un calorosissimo applauso per una giovane donna piena di talento. Sei pronta, Jewel? Ci puoi scommettere? Certo. Allora cominciamo. Ecco qua il tuo assegno, Jewel, te lo sei meritato. Esprimere qualcosa, se no non c'entro, non hai niente. E questa è la verità, che ci sta a interessare. Io non so la raccontare, io vi amo. Complimenti, tu non hai niente da raccontare agli italiani, altrimenti saresti venuta a noi. Un intervento... Io mi preoccupo chi va in piazza a bruciare le bandiere degli Stati Uniti e dello Stato di Israele. Io mi preoccupo di chi dice 1100, 1000 Nassiria a fronte dei nostri giovani soldati che sono stati ammazzati e poi sfruttati. Io non mi sono vantata di aver bruciato quelle bandiere. Lei si è vantata di essere fascista. Ha capito? Io non ho vantato la bruciata di quelle bandiere. Fondamentale. Quanti immigrati ogni anno... No, per favore, per favore, per favore. Se ne prendiamo. Posso permettere, sei una gran burina, ma una grande cafona, una signora invidiosa. Mi fai rabbia, io odio le cafone ripulite come te. Perché te invece vieni, tu vieni invece a Regina Elisabetta. Senti tesoro, senti bella, ascolta una cosa, tu stai parlando di una che lava i panni, che lava il culo ai bambini, anche avendo due babysitter, e una che si fa un tutte le notti con tre figli, hai capito? Cretina, mi hai rotto, mi hai rotto. Cosa ci trova di anormale? Perché la televisione è un medium di massa. Il medium di massa non può che narcificarci e alienarci. Noi stiamo discutendo tutti con una grande libertà, senza alcuna inibizione, o no? No, non è vero. Sì, è vero, lei non può dire tutto quello che vuole. No, non posso dire tutto quello che vuole. Lo dica. No, non lo potrei perché sarei accusato di vilipendi, qualcuno di tanti vilipendi del codice fascista italiano, quindi in realtà non posso dire tutto. E poi, a parte questo, oggettivamente, di fronte all'ingenuità o la sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Quindi mi autocensuro, ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico.
tutto quello che sentite in televisione e soprattutto nei telegiornali. Pensate di più al vostro mondo, quello fatto di piccole cose, i vostri amici, le vostre compagnie, i vostri ritrovi, i vostri bar, i vostri amori. Quelle sono le cose che contano. E non dovete avere paura. Imputato, ascolta. Noi ti abbiamo ascoltato.